Quando giri c'era perché ormai c'era questo nomeo di prima donna quando giocavo a Cremona. Era prima donna di qui e prima donna di là, poi quando si vinceva e facevo gol, è chiaro che la prima donna veniva osannata. Quando perdevo è chiaro che la prima donna veniva vista come un fatto negativo. E allora vanda di qui, vanda di là, vanda su, vanda giù, un bel momento ho fatto gol e ho fatto capire a chi di dovero che non ero vanda ma magari ero vando. E diciamo che fu un gesto abbastanza guai che si facesse adesso, allora non c'erano telecamere, non c'era niente, fu un gesto molto molto maleducato, che anche lì ho pagato le conseguenze, però adesso mi sentivo di farlo appunto per quel non accettare. Quello che si diceva di me, ero listone, chiaro, listone. Listone, solo chi non ha vissuto quell'era non riesce a immaginare che cosa vuol dire andare a vedere i Beatles, andare a vedere i Rolling Stone. Cioè i Beatles, i Rolling Stone, sono quelli che hanno cambiato la generazione, sono quello che hanno fatto esplodere proprio i giovani. Sono quelli che hanno cambiato i rapporti, sono quelli che non so se hanno portato a un mondo migliore o a un mondo peggiore, però sicuramente c'è stato un mondo prima dei Beatles e i Rolling Stone e un mondo dopo i Beatles e i Rolling Stone. E adesso stiamo vivendo questo mondo dopo. E perciò come si faceva a non andare, a non esserci? Dopo che le discussioni al bar oppure le feste in cantina, perché anche la cantina è una bella storia, dopo con le feste in cantina i Beatles e i Rolling Stone erano un po' la colonna sonora dei nostri primi approcci, dei nostri primi baci un po' rubati, delle nostre prime amorevolezze verso chi di dovere. E perciò diciamo, sì, giocavo, mi sono fatto espellere in maniera, anche lì però, cioè lo rifarei senza il minimo dubbio, quello della Wanda non lo rifarei più. Prima di arrivare alla sedia, che secondo me merita un capitolo a parte, abbiamo parlato di musica nell'ultima parte delle sue parole. Dove mettiamo i Nomadi e dove mettiamo Vasco, la sua grande passione? I Nomadi, io direi, se volessimo fare un titolo, un nomade che va matto per Vasco. Nomadi è il rapporto con Beppe, con Augusto, quindi il rapporto che va al di là della musica, il rapporto di fratellanza, direi. E Vasco, compagno di momenti dove c'era da dare la carica ai ragazzi o anche di notti magari tristi, non so. Sì, è chiaro che i Nomadi sono amici e i loro successi sono come se fossero i miei. Diciamo che siamo estremamente felici quando esce un disco dei Nomadi e quando vediamo proprio che la loro avventura continua e continua in maniera molto molto positiva. Perciò è chiaro che c'è un rapporto che va al di là del rapporto col cantante che non conosci personalmente, ma del quale magari senti alcune canzoni. Cioè, Vasco Rossi, sì, per tanti motivi, cioè, parla un po' come non solo la gioventù attuale, ma penso che dopo Mogol e Lucio Battisti, l'unico cantante che entrava proprio nel pensare della gente sia stato Vasco Rossi, ecco perché ha avuto così tanto successo e non entrava solo nei genti giovani, perché è chiaro che quando parlava di Coca-Cola si capiva benissimo che non poteva essere accettato per chi aveva due dita di testa, ma poi quando ha incominciato a fare canzoni che avevano un senso, allora era bello ascoltarlo, era stato bello ascoltare gli Spari Sopra quando eravamo a Firenze, che era la colonna sonora del viaggio della Fiorentina dall'albergo allo stadio. Era bello ascoltare Come stai, perché stavo tornando a Cremona, trovavo tanti amici e
e come stai riguardava un po' alla grande il mio animo di quei giorni. È stato bello così ascoltare l'ultimo, questo è già. Questo sembrava la fine del mondo e il mondo è ancora qua. Diciamo che è stata proprio la speranza prima dell'operazione e la certezza dopo. Ecco che questo mondo inserito nel contesto, è chiaro che per molti vuol dire un po' l'ambiente, però per me voleva dire mondo, voleva dire me stesso, e perciò ecco perché l'ho preso come una speranza prima, una certezza dopo. Il mondo è ancora qua? Sì, siamo qui, siamo rientrati ieri a vedere la prima partita, era giusto, penso, andare a vedere l'Albino Leppe. Abbiamo mirato ancora una volta quei ragazzi, abbiamo salutato con piacere il presidente, l'allenatore, tutti quelli che ci conoscevamo. Diciamo che stiamo ritornando, stiamo rincamminandoci su quella che è sempre stata la nostra strada maestra. Adesso prossimamente penso incomincerò a frequentare la televisione dove parlano di calcio, dove chiaramente mi trovo a mio agio, di modo che la mia vita ricomincia a essere normale. È sempre stata, ti ricordo prima, è sempre stata una vita legata al pallone. Il pallone è il mio primo amico e sicuramente il pallone sarà il mio ultimo amico. Ecco, quindi mancava il terzo punto, che era la sedia. Io tra l'altro in un'intervista che sul gruppo, se ne andate a cercare, c'è, l'ho sentita proprio stuzzicato su questo punto dire è un gesto che mi ha consegnato alla storia, è vero, si sono fatte magliette, gli ultras fecero poi alzaci la sedia, ma non so se lo rifarei più. Adesso con questo giovanotto che è di primavera e di panchine, lo rifarebbe? Guai se uno dicesse di sì, perché è una cosa istintiva, una cosa che è dentro. Guai se uno lo preparasse prima, dai, sarebbe una cosa ridicola. Come faccio a dirti lo rifarei se ricapitasse? Come faccio a... Mi ero promesso nel mio atteggiamento in panchina di non fare più, di non avere più atteggiamenti particolari. Invece mi sono trovato a litigare lì al Albino Leppe con un tifoso in tribuna, essere espulso, voler andare su in tribuna a passare per le vie di fatto. Perciò ecco che ogni tanto la testa parte. E perciò quello fu un gesto estremamente istintivo e devo ringraziare. Meno male che dietro di me c'erano delle persone con degli handicap e lì mi sono accorto subito di come il mio gesto li ha fatto stupire, perciò che stavo commettendo qualcosa che non andava bene. E perciò diciamo è stato un gesto di pochissimo tempo. In questo momento, ma forse alzare una sedia no, perché c'è già stato un precedente, però mai dire mai, in un gesto che l'istinto mi porta a fare, del quale dopo mi pentirò, che come è successo con quel gesto pagherò, perché ho preso giustamente del maleducato sui giornali, come facciamo ad andare in giro persone così maleducate. Ma è diventato un mito però. Sì, ma cioè, nel bene e nel male. Cioè, non me ne frega niente, ho pagato quello che c'era da pagare come ho sempre fatto. Tutte le volte che ho avuto un atteggiamento particolare, che non sono stato capace di far finta, è chiaro che lo paghi, perché arriva sempre il conto. L'importante è avere, come dice Vasco, avere i soldi per pagare.